Cari genitori, buongiorno. Oggi vi vorrei parlare un po' della dimensione corporea che in questo periodo i nostri bambini, anche noi, non stiamo vivendo comunque molto meno, no? I bambini sappiamo che hanno bisogno, ancora di più degli adulti, di vivere il corpo attraverso il contatto fisico, ma attraverso anche tante altre attività che svolgono. In questo momento, non avendo le relazioni, manca molto questa dimensione. Come possiamo fare in qualche modo a sostituirla? Perché penso che anche nelle vostre case, in alcuni casi, comunque i vostri figli sentano la mancanza di un contatto fisico di persone che sono esterne, magari alla famiglia. E in altri casi, addirittura, non è neanche possibile per i genitori abbracciare i loro figli. Allora, la dimensione corporea la possiamo ritrovare anche ovviamente nell'attività fisica, che è molto importante tenere viva in questi giorni. E nel teatro, per esempio, il bambino potrebbe mettere in scena qualcosa, anche nel disegno e nel gioco comunque ci sono delle dimensioni corporee perché non sono legate comunque alla parola così espressamente, e possono essere molto utili al bambino per poter esprimere anche quello che sta vivendo in questo momento, le proprie emozioni, le proprie paure. Attraverso il gioco e il disegno vengono rivissute dal bambino e vengono in qualche modo superate, perché è attraverso questi mezzi, attraverso la sua fantasia, che lui riesce a trovare il modo di superarle, ed è molto importante. Chiaramente poi ogni bambino amerà più o meno il contatto fisico, e questo lo sapete voi genitori. E sapete se magari a vostro figlio sta mancando in questo momento particolare il contatto fisico, magari anche con voi, e allora potete magari scrivervi anche una lettera, mandarvi un disegno, fare quelle cose che in realtà non siamo più abituati a fare, ma che magari possono portarci ad esprimere anche un po' di più quello che sentiamo. Oppure penso che con i bambini più piccoli sia anche facile utilizzare la fantasia, quindi chiudiamo gli occhi e immaginiamoci di darci un bell'abbraccio, per esempio, o di darlo a un amico che non posso vedere in questo momento. Quindi con bambini di modi se ne possono trovare. Con i ragazzi ovviamente è diverso, e anche perché hanno bisogno dei loro spazi personali, e lasciamo che i ragazzi si esprimano. Anche in casa magari ci saranno quei ragazzi che si vestiranno bene per fare la video lezione, che saranno davanti allo specchio un po' di tempo. Lasciamo che i ragazzi si esprimano un po' come vogliono, anche con il loro corpo, e lo fanno sicuramente parecchio anche in preadolescenza, quando stanno scoprendo un po' i cambiamenti del loro corpo. E infine un altro mezzo in cui il corpo si può esprimere è la respirazione. E con la respirazione si entra più in contatto con le nostre sensazioni corporee e ci serve anche per calmarci, quindi può essere utile insegnarlo al bambino. Con il bambino anche qui dobbiamo utilizzare la fantasia, quindi gli insegniamo una respirazione semplice in cui si inspira e si fa finta di avere un palloncino nella pancia, e quindi si gonfia questo palloncino, e quando si espira il palloncino si sgonfia come la pancia. Però con i bambini possiamo utilizzare tantissime metafore che devono scegliere loro, quindi magari per loro si inspira e si espira con il soffio sulla torta di compleanno, o con il soffio di un drago, o con qualunque altra cosa che al bambino venga in mente. Gli animali, diciamo che sono facili, di solito si prestano abbastanza bene alle metafore, ma potrebbe essere qualunque altra cosa. E una volta insegnato questo respiro, lo facciamo ripetere al bambino per qualche volta, il tempo che gli serve per calmarsi, magari in un particolare momento. E chiaramente va un po' allenato, quindi il bambino inizialmente non riuscirà a fare più di un qualche respiro, perché magari si stuferà, ma se lo facciamo giorno dopo giorno, e se lui trova soprattutto un conforto, riuscirà a farlo con ovviamente il vostro accompagnamento inizialmente. Un esercizio che vi voglio insegnare oggi è quello della farfalla. Quindi si basa sempre sulla respirazione che il bambino ha imparato a fare. E poi ci si mette in questa posizione, quindi le mani sopra le spalle, e il bambino deve picchiettare con le mani le sue spalle, un po' come se si stesse abbracciando. E nel frattempo respira. Tutto questo a occhi chiusi. E nel frattempo pensa ad un luogo sicuro, ad un luogo in cui lui si sente tranquillo, felice. Può essere un luogo reale, o può essere un luogo della sua fantasia. E anche qui, per questo esercizio, lasciamo il bambino che immagini questo luogo. Se vuole può condividerlo con noi, può raccontarci che luogo è, oppure può semplicemente tenerselo nella propria mente. Provate un po', se volete, insomma, questo esercizio.